Marche, una terrazza sul mare Adriatico. Con poco più di 1,5 milioni di abitanti distribuiti nelle province di Ancona, Pesaro e Urbino, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, da sempre porta d'oriente del nostro paese, sono l'unica regione italiana al plurale. I monti Appennini, che ne caratterizzano la conformità, dolcemente degradano fino al mare. La regione è terra di grandi personalità, da Pergolesi a Gioacchino Rossini, da Giacomo Leopardi a Raffaello Sanzio, da Gaspare Spontini a Beniamino Gigli, da padre Matteo Ricci a Federico II. Scoprire le Marche vuol dire conoscerne le eccellenze, i gioielli dell'architettura e dell'arte famosi in tutto il mondo. Basta citare Urbino, con un centro storico patrimonio dell'umanità UNESCO, Loreto e la sua celebre basilica, che ospita la Santa Casa di Nazareth, meta di pellegrini da tutto il mondo. La provincia di Ascoli Piceno, nella parte più meridionale, è un concentrato di tesori. Dal capoluogo, Ascoli Piceno, con le sue 100 torri e la sua splendida Piazza del Popolo, alle antiche cittadine e ad alcuni di quelli che il Touring Club ha definito i borghi più belli d'Italia, assegnando loro il riconoscimento della bandiera arancione, che contraddistingue la tutela del patrimonio culturale e dell'ambiente, la cultura dell'ospitalità, l'offerta enogastronomica. Ogni centro del Piceno ha una caratteristica che lo rende unico, dalle sulfure acque termali di Acquasanta ai merletti a tombolo di Offida, dall'antico borgo di Monteprandone, patria di San Giacomo della Marca, alla rocca medievale di Acquaviva Picena, al vicolo più stretto d'Italia di Ripa Transone. Poche decine di chilometri è il territorio di Grada, dagli Appennini fino alle spiagge dorate e sottili che si affacciano sull'Adriatico, la cosiddetta Riviera delle Palme. La Riviera delle Palme è la più importante realtà turistica della regione per numero di strutture ricettive e presenze, scelta da molti per gli incantevoli nuclei storici, per gli scorci e i paesaggi mozzafiato, le ville Liberty, il verde dei giardini e dei viali. San Benedetto del Tronto è un'oasi di verde con 8.000 palme, un mare bandiera blu, un'eccellente accoglienza turistica, la città sfiora infatti 2 milioni di presenze ogni anno, intrattenimenti per grandi e piccini e un entroterra ricco di eventi culturali, arte contemporanea e tradizioni storiche. Situata nel Paese Alto, il nucleo abitato più antico, la Torre dei Gualtieri, che rappresenta l'emblema storico della città. Ma il fiore all'occhiello è il lungomare, progettato nel 1932 dall'ingegner Luigi Onorati, nei suoi 4 km di lunghezza custodisce giardini, una pineta, una pista ciclabile, isole relax, palmizi e laghetti. Nel suo contesto si inserisce la Palazzina Azzurra, simbolo del turismo locale, negli anni 60 e 70 un celebre dancing, oggi sede di mostre e convegni. Il luogo d'incontro della popolazione è il salotto di Viale Secondo Moretti, con le opere di artisti contemporanei come Nespolo, Bai, Lodola, Salvo, Costabi, consorti. Gli amanti dello sport possono usufruire di impianti per praticare tennis, pattinaggio, calcio, atletica, nuoto, fino agli spazi naturali del lungomare e del mare, per pesca sportiva, running, vela, ciclismo. San Benedetto del Tronto ha una tradizione ultracentenaria in fatto di pesca. Nel suo porto negli anni 70 ormeggiava la più imponente flottiglia di motopescherecci oceanici d'Italia e oggi ospita anche la darsena turistica per le imbarcazioni da diporto, oltre a vantare il mercato ittico all'ingrosso più importante d'Italia. L'area portuale ospita anche la sede del ricco e prezioso Museo del Mare, che comprende il Museo Ittico, il Museo delle Anfore, la Pinacoteca del Mare, il Museo della Civiltà Marinara delle Marche e l'Antiquarium Truentinum. Per l'attività congressistica funziona il Pala Riviera, centro con 6 sale di capienza variabile tra i 100 e i 1.000 posti e relativi servizi.
A tutto questo andiamo ad aggiungere le eccellenze del territorio piceno, dai prodotti dell'artigianato locale alle prelibatezze della gastronomia, con piatti come il brodetto alla San Benedettese o la frittura di Paranza, le famose olive all'ascolana, conosciute in tutto il mondo. Scoprire le Marche vuol dire conoscere l'eccellenza storica del settore calzaturiero, il famoso Made in Marche, e chi viene nel Piceno non può perdere l'occasione di fare shopping da Tod's o in tante altre aziende, spesso a conduzione familiare, che producono articoli di altissima qualità a prezzi davvero competitivi. San Benedetto del Tronto, una città aperta tutto l'anno.